Il primo talk di questa giornata è stato intitolato appunto Il ruolo centrale della pubblica amministrazione nella ripresa economica del paese. E io la mia prima domanda la vorrei rivolgere all'amico e collega Giuseppe Colombo, che è business editor dell'Huffington Post. Noi veniamo un po' da viviamo in un cambio di narrazione. Per anni la pubblica amministrazione è stata un po' un problema, un fardello, cioè i pubblici dipendenti erano i fannulloni, i furbetti. Adesso invece, lo ha detto Draghi nel suo intervento in Parlamento, ce l'ha ricordato Brunetta, la pubblica amministrazione diventa l'elemento essenziale per il salvataggio economico del paese. Cosa ci dobbiamo aspettare per il prossimo futuro? Quali devono essere, dal tuo punto di vista, i criteri di una riforma, i passaggi che vanno fatti nella riforma della pubblica amministrazione per renderla poi efficiente, efficace e far sì che quello che hanno detto Draghi e Brunetta in qualche modo si verifichi? Sì, grazie Andrea per il passaggio di testimone, grazie agli organizzatori ovviamente per l'invito e a tutti gli ospiti per la partecipazione a questo dibattito. Come dicevi tu giustamente Andrea, la centralità della pubblica amministrazione, l'ha detto Draghi in Parlamento, l'ha scritto il Ministro dell'Economia Daniele Franco per stringere l'attualità nel documento di economia e finanza fresco di approvazione dal Consiglio dei Ministri. La riforma della pubblica amministrazione e in particolare la semplificazione è uno dei tre, delle tre frecce che l'Italia si gioca come strategia economica, che parte un po' dall'appendice del governo Conte, quindi la strategia dei ristori, però deve necessariamente per rilanciare la crescita innestarsi su il recovery e quindi anche sulla semplificazione della PA. Io partirei un po' da riscoprire chi sono i dipendenti pubblici. Noi il paese l'ha riscoperto, gioco forza con la pandemia, quando ha compreso ancora di più la centralità di una grande fetta di Sì, questi dipendenti. Mattarella li ha chiamati volti della Repubblica, diceva Esatto. Luigi Brunetta Quindi medici, adesso. infermieri, Sì. che voglio dire, insieme agli insegnanti, le forze dell'ordine e poi dipendenti che lavorano nei ministeri, nelle regioni e negli altri enti locali, costituiscono questo bacino di circa 3 milioni e 2 di dipendenti. Per rispondere subito alla tua domanda, quali devono essere, diciamo, le parole chiave per questa riforma? Innanzitutto, serve, diciamo, una base che si muove in tutto il paese, quindi non solo i ministeri, più corposa, quindi diciamo a livello di numero. E a questo risponde la strategia dei concorsi, che sappiamo dall'attualità sta presentando anche alcune criticità per le modalità di accesso, che riguardano sia, diciamo, la macchina nel suo generale e sia quella parte che dentro la macchina servirà principalmente per attuare poi il recovery, quelli che vengono un po', diciamo, giuridicamente definiti i cosiddetti statali per il recovery, di Sì. cui, diciamo, il concorso per l'assunzione di 2.800 tecnici al sud è, diciamo, la prima porta che si apre. L'altro concetto chiave, a mio avviso, è quello della formazione. Sappiamo che l'Italia si trascina dietro un gap formativo immenso. Qui sulla formazione non ne farei solamente, diciamo, una questione quantitativa, cioè di quante ore i dipendenti pubblici hanno a disposizione per la formazione, ma anche qualitativa. E cioè se la pubblica amministrazione deve diventare il motore della ripresa, se questa ripresa deve marciare con il motore del recovery, bisognerà capire anche, diciamo, le forme innovative di formazione, chi farà la formazione dei dipendenti pubblici e soprattutto se quel know-how è ancora oggi adeguato per formare queste nuove figure professionali. L'altra chiave è capire come gli statali lavoreranno. Perché con la pandemia sappiamo che lo smart working per quota è stato il modello scelto dal precedente governo. Il ministro Brunetta recentemente ha detto che la quota assolutamente deve essere cancellata, che lo smart working deve fondamentalmente rispondere a un principio di Bene, urgenza e vedremo anche questo come andrà a finire.